A Martina Franca, la giunta varata dal neosindaco Franco Ancona è già al lavoro per affrontare le priorità dei vari comparti amministrativi. Vediamo. Unità, stabilità, trasparenza e concretezza. Sono queste le caratteristiche pronte a segnare l'attività di governo del nuovo esecutivo varato dal neosindaco Franco Ancona a Martina Franca. Fin dall'atto del suo insediamento, i 7 componenti della nuova giunta sono a lavoro per mettere a frutto le proprie competenze, le proprie professionalità, ognuno nel rispettivo ambito. Una giunta che nasce in tempi quanto mai rapidi, dopo un'unica riunione assolutamente serena, contrassegnata direi da uno spirito di squadra davvero inusitato in una città che invece è stata dilaniata da faide politiche. Credo che faremo bene, come preannunciato dal sindaco, ci sono i giovani, ci sono le donne, c'è l'esperienza, un mix che crediamo fondamentale per voltare pagine in una città che lo ha chiesto, direi, in modo assolutamente inequivocabile. Tra le tante deleghe anche il turismo che rappresenta una priorità per questa città. Assolutamente. Siamo il 1° giugno, ancora non esiste un cartellone degli eventi estivi e non abbiamo ancora un bilancio né consuntivo né preventivo approvati. Le difficoltà quindi sono tante, ma ovviamente noi accelereremo quanto più possibile i tempi. Stiamo già lavorando da ieri, giorno dell'insediamento, proprio su questi obiettivi. Credo che la città meriti una programmazione che in questi anni non ha avuto. Perché è un contenitore assolutamente unico che deve essere valorizzato come merita. Iniziamo a lavorare con una squadra piena di energie che ha già dimostrato unità e compattezza durante la campagna elettorale. Le linee guida che ci siamo dati è quella della trasparenza di ogni attività che ogni assessore porterà avanti e della concretezza nell'ambito naturalmente di quelle che saranno le risorse disponibili per il comune di Martina Franca. Sono tante le istanze che provengono naturalmente dal mondo delle attività produttive a Martina Franca, quali sono le principali priorità che prenderete in considerazione sin da subito? Intanto fissiamo da subito una riunione, un incontro con l'assessore regionale di riferimento perché abbiamo necessità di capire e di comprendere quelle che sono anche le programmazioni regionali e comunitarie previste per questo ambito, perché è importante che Martina ricopra un ruolo di guida non soltanto nel territorio ma anche nell'ambito regionale, con attenzione specifica a tutti i settori, a quelli più in crisi, a quelli che invece dalla crisi possono emergere attraverso sostegni e attività di informazione che un comune deve fare. Personalmente ritengo che sia finito il tempo dei programmi dei 100 giorni, cioè di iniziative che, come dire, cercano di dare solo un colpo d'immagine iniziale. Più seriamente, più umilmente, cercheremo di fare una ricognizione dei tanti problemi, dei tanti ritardi che purtroppo la nostra città ha per stabilire successivamente delle priorità, diciamo, che vengano incontro alle esigenze di tutti. La nuova squadra è il meglio che la coalizione uscente dalle elezioni poteva fornire. Una squadra coesa, una squadra compatta dove hanno trovato espressione le donne, i giovani, le esperienze, i professionisti. Le priorità sono molteplici, questo perché il periodo di crisi economica che stiamo vivendo ha minato sensibilmente quelle che sono la stabilità delle famiglie, quindi tutto quello che è la cura dei disabili, la cura degli anziani. Dobbiamo necessariamente restituire dignità alla famiglia, restituire dignità alle donne, quindi supportare con dei servizi mensa adeguati, con dei servizi di cura adeguati, quelle che sono le fragilità che in questo momento le fasce più deboli stanno affrontando. Per quanto riguarda la prima, quella diciamo più immediatamente visibile, è quella del diritto allo studio. Quindi ripartire a settembre con le emergenze segnalate dai dirigenti scolastici nelle scuole per l'edilizia scolastica, che siano, diciamo, affrontate in via prioritaria dall'amministrazione comunale, perché partire dalle scuole è un segno di cultura. La cultura non è una cosa astratta, ma è qualcosa che si costruisce giorno per giorno nei banchi di scuola. Per quanto riguarda le attività e i beni culturali, prioritario in questo momento mi sembra chiudere i lavori di ristrutturazione del Palazzo Ducale, risistemare la biblioteca comunale, uscire fuori da questi inghippi burocratici, perché
che hanno, come dire, rallentato la riconsegna nella sua totalità, e poi piano piano cominciare a lavorare alla sistemazione dell'archivio storico del comune, che ora è nella mansarda abbandonata del Palazzo Ducale, oggetto nemmeno di intervento nel progetto di ristrutturazione, perché la memoria storica di questa città, le pubblicazioni storiche e storiografiche sono, diciamo, il fiore all'occhiello, e a cui va data con la sistemazione dell'archivio una grande priorità. Poi dobbiamo lavorare sulla valorizzazione del più grande bene culturale, non soltanto della città, ma dell'intero comprensorio della Valle d'Itria, che è il centro storico di Martina. Restiamo a Martina Franca per parlare di una nomina importante, quella di Gianfranco Palmisano, tra i consiglieri che andranno a formare la nuova maggioranza in rappresentanza del PD, che è stato eletto presidente regionale dei Giovani Democratici. Vediamo. L'entusiasmo giovane che ha accompagnato e caratterizzato la svolta a favore del centro-sinistra nelle ultime amministrative a Martina Franca continua a registrare riscontri estremamente significativi per la città. Il neoeletto consigliere comunale tra le fila del PD, Gianfranco Palmisano, già segretario cittadino dei giovani del partito, è stato infatti eletto presidente regionale dei Giovani Democratici. Un'elezione avvenuta all'unanimità mercoledì scorso, la presenza del coordinatore regionale del Partito Democratico Sergio Blasi, del segretario regionale dei GD Pierpaolo Treglia e dei giovani democratici provenienti dall'intera regione. Un motivo d'orgoglio per una nomina di prestigio che implica un'assunzione di grande responsabilità. Mercoledì scorso nella prima direzione regionale erano presenti più di 100 giovani da tutta la Puglia. Sono stato eletto all'unanimità presidente della direzione regionale dei Giovani Democratici. È un incarico di garanzia ed è stato scelto uno dei più giovani consiglieri comunali di Martina Franca, anche perché Martina Franca ha dimostrato in tutta la Puglia di essere il reale laboratorio politico per un ricambio generazionale forte in tutta la regione. Ora c'è tanto da lavorare, sia dal punto di vista amministrativo per il nostro comune e anche dal punto di vista regionale. Sicuramente come Giovani Democratici ci batteremo fortemente per contribuire ad una proposta di legge forte per far sì che i nostri rappresentanti al Parlamento siano eletti dalla cittadinanza come previsto dalla Costituzione. Tutti i cittadini hanno il diritto di poter eleggere i propri rappresentanti nelle varie istituzioni, e quindi dal punto di vista regionale i Giovani Democratici contribuiranno molto e attiveremo comunque una campagna di sensibilizzazione a queste tematiche. Dal punto di vista amministrativo, noi da consiglieri comunali abbiamo un ruolo cardine proprio per creare un collegamento diretto tra la cittadinanza e i nostri assessori e il nostro sindaco. Le aspettative sono tante, il lavoro da fare è tanto e ci rimboccheremo le maniche per la città. Ritorniamo a Brindisi, dove questa mattina presso la sala Guadalupi del Comune si è tenuto il convegno nazionale dal titolo Un giardino per l'Alzheimer. Vediamo. Offrire un contributo terapeutico ad una patologia che coinvolge, oltre ai pazienti, l'intera sfera familiare. Questo è uno degli obiettivi della giornata promossa a Brindisi dall'Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini dal tema Un giardino per l'Alzheimer. Un'area verde, è stato spiegato nel corso del convegno, produce effetti positivi sull'essere umano sotto il profilo psichico ma anche fisico. Partendo da questo dato, agronomi e forestali, architetti e paesaggisti stanno effettuando studi mirati a realizzare spazi verdi da utilizzare nell'ambito di programmi terapeutici in sinergia con gli attuali protocolli medici specialistici. Intanto la Regione Puglia si accinge a firmare la prima legge regionale sull'Alzheimer. Io mi onoro di essere il primo firmatario di quella proposta di legge che arriverà in commissione. È ovvio che è una proposta aperta, quindi questi convegni sono fondamentali per raccogliere tante specificità che possono essere utili per questa malattia, per la quale la scienza ancora non ha trovato il rimedio, quindi per un certo verso si brancola nel buio. E anche quello di questa mattina, i giardini Alzheimer, sono un momento fondamentale per quella che può essere la cura di questi ammalati. Sino ad oggi abbiamo circa 800.000 malati in Italia e pensate che entro il 2020 si raddoppieranno questi ammalati. Queste malattie neurodegenerative che comportano
sono secondo me anche per noi che in questo momento abbiamo la responsabilità di governare questa regione di occuparcene. Occuparcene in un momento particolare dove la Puglia è in piano di rientro e quindi noi stiamo facendo dei sacrifici e delle difficoltà, però è necessario fare prevenzione perché i costi dei farmaci sono molto ma molto elevati e allora cercare di prevenire questa malattia è fondamentale anche per quella che è l'economia di questa regione in un momento di crisi nazionale ma particolare per la regione Puglia. Ecco, io mi auguro che la mia proposta di legge poi venga condivisa, venga criticata, venga modificata, ma è importante affrontare questo problema al di là dei costi pensando alla qualità dell'uomo. Oggi si parla dei giardini Alzheimer. È chiaro che la loro struttura, la loro presenza in un determinato ambiente, in un determinato territorio si ispira alla certezza assoluta che il verde in generale sin da sempre ha rappresentato un'occasione, un'opportunità per una rigenerazione psicofisica di chi lo frequenta, di chi lo vive. Tutti quanti, dai più piccoli ai più grandi, l'esigenza di uno spazio aperto, di uno spazio verde è un qualcosa che è innato appunto nell'uomo, nell'essere umano. Puntualizzare, stigmatizzare la progettazione e la realizzazione di un giardino per un determinato tipo di utenza che purtroppo negli anni tende ad aumentare è un'occasione come la giornata di oggi che tende a richiamare un attimino l'attenzione di tutti perché spazi particolari come il giardino Alzheimer nel nostro territorio, generalmente in Puglia in particolare, non ce ne sono. È l'occasione dell'attività amministrativa della Regione Puglia che si sta impegnando a legiferare in tale direzione con una nuova legge regionale sull'Alzheimer, è un'opportunità che ci mette nelle condizioni di segnalare a chi ci legifera che un giardino Alzheimer è una struttura che rientra in piena regola in un determinato percorso terapeutico. La giornalista Anna Maria Mori, curatrice della Kermesse letteraria Un'emozione chiamata libro, ha presentato ieri sera presso la Biblioteca Comunale di Ostuni il suo ultimo lavoro, L'anima altrove, romanzo dedicato alla sua Istria e non solo. Per l'occasione è intervenuta Emanuela Angiuli, responsabile del settore beni e servizi culturali e direttore della Pinacoteca Giuseppe De Nittis del comune di Barletta. Francesco Roma. Quest'opera è nata come terza e conclusiva rispetto al mio primo Bora, il secondo nato in Istria, il primo che trattava del tema dell'esodo delle foibe dell'Istria, il secondo che ricostruiva il l'identità fondata sul paesaggio perduto e il terzo sul sentimento, questo qui è il sentimento dell'esilio. E in qualche modo io penso che non sia un libro legato solo all'Istria, che è la terra in cui io sono nata, ma riguarda tanti, perché tutti abbiamo un altrove, una radice perduta, senza dire quello che dico nella conclusione del libro, tutti quei poveretti che sbarcano a Lampedusa piuttosto che in altri luoghi simili, per ragioni diverse, in fuga dalle guerre o dalla fame o dalla miseria, o con la speranza di una nuova vita, si porteranno comunque nel cuore, per povera che sia stata, la loro capanna, le immagini della loro infanzia. Io credo che il sentimento dell'esilio sia molto più diffuso di quanto si pensi. In qualche modo il mio libro comincia con i sentimenti. Io credo appunto di aver costruito una rassegna, mi pare importante anche quella di quest'anno, parlando di libri e di autori che raccontano i sentimenti e i risentimenti del nostro tempo, sia politici che privati. Tutto pronto per la 55esima edizione della cronoscalata Fasano Selva che si svolgerà il 9 e 10 giugno prossimi, organizzata dalla Egnazia Corse e capeggiata da Laura De Mola. Vi lascio al servizio di Michele Cavallo, da parte mia è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. La 55esima edizione della storica cronoscalata Fasano Selva è ormai pronta ad accendere i suoi motori. Al volante, anche per questa edizione, Laura De Mola, presidente della Egnazia Corse Fasano, che da ben 4 edizioni capeggia l'Associazione Sportiva Automobilistica, responsabile dell'organizzazione della Kermesse che dal 1946 infiamma i cuori degli appassionati delle quattro ruote di Fasano e dintorni. Eh sì, perché la cronoscalata che da Fasano si inerpica sino al centro della selva è un grosso polo di attrazione
sportiva, non solo per i diversi piloti nostrani, ma anche per i tanti appassionati delle città limitrofe. Un bel gruppo di interessati, quindi, che di anno in anno rende sempre più numerosa la pattuglia automobilistica che si presenta al via per fermare il cronometro sul tempo più basso. Ma la celebre cronoscalata fasanese è anche prova del campionato italiano di velocità in montagna e quindi meta importante per i diversi protagonisti che lottano per il titolo assoluto di categoria, correndo tutte le 12 tappe previste dalla stagione sportiva messa in opera dal comitato organizzatore. Un percorso di 5,6 km che dovrà essere ripetuto ben due volte dai diversi iscritti che presto comporranno la lista dei partenti della manifestazione e che, come ogni anno, si presenta sempre piena di difficoltà organizzative e di incognite, risolte brillantemente dal presidente Laura De Mola, da ben 26 anni inserita nel mondo dell'organizzazione delle corse e sempre ben coadiuvata da molti collaboratori precisi e professionali. Una cronoscalata che da diversi anni è salita alle cronache italiane anche per la presenza della categoria VIP, un'assoluta novità nel panorama automobilistico che ogni anno attira diversi protagonisti del mondo dello spettacolo e delle fiction e la curiosità di fan e giornalisti che assiepano il paddock di partenza della cronoscalata in cerca di un autografo o di un'intervista. Siamo giunti alla 55esima e quindi quest'anno ho pensato di festeggiarla con la città di Fasano che se lo merita. Ringraziare tutti coloro che in questi anni ci hanno aiutato, tutti coloro che hanno dato a me la possibilità di arrivare dove sono arrivata oggi e quindi a tal proposito ho previsto in Piazza Ciaia l'8 giugno una manifestazione spettacolo, avremo in piazza la band di Stefano Masciarelli e Capitan Ventosa e porteremo in piazza tutti gli attori protagonisti del trofeo VIP che ovviamente solitamente si vedono soltanto in partenza e quest'anno daremo l'opportunità a tutta la città di partecipare a questa manifestazione. E quest'anno come novità abbiamo Alex Belli che arriva sia da Centovetrine e che ha partecipato all'ultima edizione di Ballando sotto le stelle e poi ovviamente abbiamo riconfermato Capitan Ventosa, Flavio Montrucchio, Stefano Masciarelli, Raffaello Balzo, Pietro Genuardi, Luca Capuano, ci sono un po' tutti, c'è ancora Ettore Bassi solo che lui corre col team di Fagioli, torna a correre Uccio De Santis che è mancato per due anni perché gli impegni si contraddicevano sempre, quest'anno si è liberato e quindi con piacere torna a fare la Fasano Selva. In più quest'anno abbiamo degli ospiti extra, cioè ci sono dei personaggi che vengono a trovarci, che però non gareggeranno, e si tratta di Luca Ward e Roberto Farnesi. Luca Ward è la famosa voce del gladiatore, Roberto Farnesi è Edoardo, adesso attore della fiction Le tre ruse di Eva. Sul piano sportivo dura e difficile sarà la battaglia per la conquista del primo posto assoluto di questa 55esima edizione, con un Christian Merli in lizza per la vittoria del campionato, data l'assenza del pluridecorato campione italiano ed europeo Simone Fagioli, impegnato nel campionato continentale. Merli però ben marcato da Omar Magliona, Carmelo Scaramozzino e Michele Camarlinghi, che nelle prime gare del campionato si sono già sfidati a suon di secondi sui percorsi di questa edizione 2012 del campionato italiano. Un inizio che in quel di Erice ha visto anche un successo tutto fasanese, con Francesco Leogrande, vincitore assoluto della cronoscalata siciliana e vero outsider per i più medagliati concorrenti di questa 55esima edizione locale. Pilota fasanese che da diversi anni cerca il tempo migliore per iscrivere il suo nome nell'albo d'oro della cronoscalata di casa sua. A giocarsi la vittoria di categoria sui tornanti silvani ci sarà anche Oronzo Montanaro, unico fasanese iscritto al campionato nazionale e attualmente secondo nella classifica assoluta del gruppo N. Siamo su internet 24 ore su 24, www.trcb.it.